Sabato 14 gennaio alle 10:30 al Teatro Comunale di Cavriglia, un momento davvero importante, direi storico per la nostra amministrazione comunale, per la comunità di Cavriglia, ma direi anche senza presunzione per la comunità del Valdarno. Presentiamo il progetto del Parco dello Sport. È un progetto che per la verità ne parliamo già da qualche anno, dal 2018, quando l'amministrazione comunale, attraverso un bando di evidenza pubblica, ha intercettato un gruppo straordinario, che è il gruppo Human Company. Poi, purtroppo quello che è successo nel mondo tutti lo sappiamo, la pandemia. Per 2 anni i problemi inflazionistici, cioè hanno sicuramente condizionato e rallentato questo percorso, ma finalmente alcuni giorni fa, alla fine di dicembre, il Consiglio Comunale ha adottato il piano attuativo. È un'adozione all'unanimità. Io ringrazio anche l'opposizione perché con grande senso di responsabilità ha approvato questo progetto, comprendendone la portata storica e le opportunità per la comunità cavrigliese e del Valdarno. Quindi un progetto che sostanzialmente prevede la realizzazione nelle ex discariche minerarie, quindi un progetto che guarda l'ambiente, riqualifica l'ambiente, un progetto ecosostenibile, un progetto che coniuga lo sport, il turismo, la possibilità di fare attività sportive indoor e outdoor. Parliamo di benessere, parliamo di qualità della vita, parliamo di stili della vita e questo tutto all'interno del Parco dello Sport, ovvero una sorta di grande villaggio olimpionico centrale bordato da tutta una serie di impianti sportivi. Da una parte i circuiti ciclistici che esistono, dall'altra parte il campo da golf che tanto sta crescendo e sta diventando a 18 buche e tutti gli altri lati il gruppo Human Company lo completerà con un parco acquatico da 3 ettari e mezzo, una piscina olimpionica scoperta, una piscina olimpionica semiolimpionica coperta, un palazzetto dello sport e poi tanti impianti anche di discipline magari un po' meno note in Valdarno. Mi viene in mente per esempio il rugby, ma ci saranno campi da pallavolo, da tennis, da basket. Quindi davvero una grande opportunità, un'opportunità che appunto coniuga tutti questi aspetti che dicevo fino ad ora e che avrà delle grandi ricadute sulla comunità valdarnese. Immaginate, il villaggio può ospitare 500-600 mila persone l'anno e quindi tanti turisti che verranno da fuori, opportunità per le attività commerciali, per i bar, per i ristoranti. E poi la cosa a cui io tengo davvero tantissimo è la creazione di nuovi posti di lavoro. Il progetto industriale prevede la creazione di 250 posti di lavoro diretti, senza considerare appunto l'indotto, e quindi nuove opportunità per i nostri giovani. Ed è per questo che sabato mattina, insieme ad esponenti del mondo della politica, del mondo dello sport, ci saranno anche i nostri giovani, i giovani degli istituti turistici, perché fin da subito è giusto che comprendano le opportunità che questo processo di trasformazione, questo progetto gli darà a loro in futuro. Quindi io davvero vi invito tutti sabato mattina alle 10:30 al Teatro Comunale di Cavriglia. Allora, l'elemento di novità, oltre appunto all'approvazione del piano attuativo, è quello che il gruppo Human Company, questo credo però che sia giusto che confermino le date loro, perché è anche più corretto, però ad oggi mi stanno indicando, qualora noi fossimo in grado di dargli i permessi in mano e quindi ci siamo presi un anno di tempo per l'espletamento delle pratiche amministrative, il 1º gennaio 2024 come inizio dei lavori e entro il 2026 l'impianto andrà completamente a regime.